Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nelle storie del Baciccia, racconti di stelle passate, presenti e future della Samp. Oggi sono qui insieme a voi per raccontarvi una delle stelle più brillanti del panorama calcistico nord-europeo, una di quelle stelle che quando la vedi per la prima volta ti brillano gli occhi e lo stesso tipo di incantesimo l'hanno provato tifosi e addetti ai lavori della Samp quando hanno visto per la prima volta giocare Mikkel Damsgaard. Contestualizziamo il panorama calcistico nord-europeo. Il ragazzo è danese e quando si parla di Danimarca per la Samp ci sono sicuramente bei ricordi. Joachim Andersen, per esempio, difensore che ha fatto le fortune della Samp e che è stato poi ceduto per accasarsi al Lione. Ma oggi parliamo di Mikkel e Mikkel è diverso. Partiamo dal presupposto che è un millennial, quindi è nato nel 2000 e ha da poco compiuto 20 anni. Però, d'altronde, questa è una serie di racconti, quindi forse è il caso che io vi racconti la sua storia dall'inizio. Torniamo indietro di 20 anni. Siamo nel 3 luglio 2000 e nella piccola comunità di Gillinge, 10.000 anime e tutte con la passione della pesca, nasce Mikkel Damsgaard ed è qui nella squadra locale che muove i primi passi calcisticamente parlando. Però dalle prime partite, dai primi allenamenti, ci si accorge che Mikkel non è come gli altri, è fatto di un'altra pasta, è più forte dei compagni e ha delle caratteristiche che sicuramente non possono passare inosservate. Grande visione di gioco, superbo controllo di palla e sopraffina abilità nel calciare in porta. E questo genere di caratteristiche inosservate non passano. E infatti l'Arsenal, il BFB, quindi il Borussia Dortmund e la Samp mettono subito gli occhi su di lui. Ma Mikkel fa una scelta importante. Decide di proseguire la sua carriera calcistica in maniera coerente. E come lo fa? Lo fa firmando un contratto con il Nordsjælland, che è una squadra danese, appunto una delle più grandi, e che di giovani se ne intende. Ed è qui che dopo tutta la trafila delle giovanili, il 27 settembre 2017, Mikkel debutta ufficialmente e lo fa in Coppa di Danimarca contro il Vejgaard. Gli vengono concessi circa 30 minuti e lui li sfrutta subito molto bene, confezionando un assist per un compagno, il fondamentale che sicuramente gli riesce meglio. Durante quella stagione avrà qualche scampolo di partita anche nella Superligaen, la Serie A danese, giocando 8 partite, realizzando un gol e fornendo altri 2 assist. Vedrete che gli assist torneranno spesso nella sua carriera. La stagione successiva Mikkel si afferma un po' di più. Riesce infatti a trovare il campo con più continuità con la prima squadra, nonostante la sua stagione si divida ancora tra squadra A e squadra B del Nordsjælland. Trova 23 presenze nella Superligaen, condite da 5 assist. Ma quello che stupisce di più, sicuramente, è il fatto che Mikkel, appena 18enne, riesce a debuttare in Europa League. E non debutta in uno scampolo di partita, ma gioca bensì tutte e 6 le partite dei preliminari di Europa League del Nordsjælland. E alla fine di queste 6 partite ha una media impressionante per quanto concerne gli assist, uno ogni 2 partite. Numeri impressionanti. E alla fine di quella stagione l'appena 18enne Mikkel riesce a concludere con 39 presenze, 2 reti e ben 10 assist alla sua prima vera stagione importante con la maglia del Nordsjælland. La stagione successiva nella vita di Mikkel entra un uomo molto importante. Si tratta di Flemming Pedersen, al quale viene affidata la panchina del Nordsjælland. E non è uno qualunque, perché Flemming Pedersen di giovani danesi se ne intende. Ha allenato squadre giovanili per una vita, ha allenato la primavera del Copenaghen, la squadra più grande per quanto concerne il calcio danese, e ha allenato la squadra giovanili del Brentford, che è una squadra inglese di seconda divisione. Stona un po' con tutta la sua carriera calcistica, ma non più di tanto se si fa una piccola analisi. La squadra del Brentford è piena di giocatori danesi perché è una colonia dello Stato nord europeo in Gran Bretagna. Anche le giovanili sono piene di tanti ragazzi giovani di quel livello. Contestualizziamo un attimo la situazione del Nordsjælland all'inizio di quella stagione. Sono orfani di un giocatore molto importante, di quello che è stato la loro stella la stagione precedente, Andreas Skov-Olsen. Il giovane ragazzo, dopo una stagione favolosa, è volato in Europa. E per chi se ne intende di calcio saprà benissimo dove è volato Skov-Olsen, al Bologna. Pedersen si guarda intorno, ha bisogno di una nuova stella, di un nuovo giocatore che possa essere il simbolo della gioventù del Nordsjælland. E appena guarda le giovanili non ha dubbi. Mikkel è il primo che salta all'occhio. Prestazioni fatte di continuità, di attenzione e di grande maturità mentale per un ragazzo così giovane.
Portano Flemming Pedersen a farlo giocare stabilmente nel suo 4-3-3. Gli disegna la posizione di ala sinistra ed è perfetta per lui, perché Mikkel è un giocatore rapido, fulminante nello stretto e costante nel lungo. Ha grande capacità nel saltare l'uomo e arriva facilmente al tiro in porta. È capace di imprimere un effetto molto potente al pallone. E infatti il famoso tiro giro alla Pinturicchio è uno dei suoi punti forti. Riesce anche a pungere spesso su calcio di punizione. E in questa stagione questo tipo di caratteristiche vengono fuori, perché Mikkel migliora molto dal punto di vista realizzativo. Saranno 11 le reti all'attivo dopo 37 gare con la maglia del Nordsjælland in quella stagione, condite anche da 7 assist. Mikkel alla fine di quella stagione subisce un paragone importante, quello con un altro danese che ha da poco anche egli toccato per la prima volta i campi della Serie A, Christian Eriksen. Però, se mi è concesso, il paragone più calzante forse con Mikkel è quello con un altro asso danese, un altro gran calciatore, Mikael Laudrup. Me lo ricorda perché la posizione di partenza dei due è la stessa. Giocano infatti trequartisti entrambi, ma quello che li accomuna di più probabilmente è la stessa capacità di disegnare il gioco da dietro e di saper pungere in zona offensiva. Infatti, Mikkel parte come trequartista. E questo tipo di posizione non sparisce del tutto nella sua carriera. Infatti, Mikkel è un giocatore molto eclettico a livello tattico, perché se Flemming Pedersen gli ha disegnato la posizione di ala sinistra, lui ha giocato anche come mezzala sinistra, proprio grazie a questa capacità di saper costruire il gioco e di saper trovare il compagno prima e meglio degli altri. Visione di gioco a 360 gradi, piede eccellente, rapidità nello stretto e dribbling fulminante. Questo ha portato la Samp a spendere 6,5 milioni di euro più 4 di bonus per un totale di 10 e mezzo per arrivare all'acquisto di Mikkel Damsgaard. Bene, e come dobbiamo vederlo nella formazione di Mister Ranieri? Beh, confermando il fatto che Ranieri è molto affezionato al suo 4-4-2, sicuramente il ruolo più adatto a Mikkel in quel modulo è l'esterno sinistro. Potrebbe giocare a centrocampo? Sì, però dovrà fare un ottimo lavoro di miglioramento a livello personale, poiché c'è differenza tra il fare la mezzala in un centrocampo a 3 e l'interno in un centrocampo a 4. Nella prima hai tutta la possibilità di muoverti a livello offensivo, di svariare e di effettuare continuamente inserimenti offensivi. Tuttavia, nel 4-4-2 invece è necessario che Mikkel impari anche a coprire dietro. Il fisico glielo concede, è longilineo, sì, ma non è basso. È abbastanza alto e questo può essergli utile. Con un piccolo miglioramento sul fisico potrà rendere perfettamente anche in quella posizione. Ranieri aveva chiesto un esterno importante e chi meglio di una giovane stella per coprire quel ruolo. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio delle Storie del Baciccia. Ciao ragazzi!